arrivato il titolo italiano nella BMX più quello nella Cruiser, innanzitutto la tua soddisfazione? Una grandissima soddisfazione, perché arrivare primo nel campionato italiano vuol dire che sei primo in Italia, è anche abbastanza importante, anche da mantenere il titolo. Quest'anno stai facendo diverse gare anche a livello europeo, prove di Coppa Europa, le hai vinte, insomma sta andando veramente molto bene. Ne ho fatte alcune un po' di tempo fa, la prima gara è stata a Zolder in Belgio, che si trattava di due gare separate, una sabato e una domenica. Quella del sabato l'ho vinta, invece quella della domenica sono arrivato quarto, però comunque una buona gara. Poi ho fatto anche due gare in Francia, di cui sono andate bene, il sabato secondo e la domenica settimo. Il modo migliore per prepararsi al campionato europeo che si svolgerà la prossima settimana? E il modo migliore è allenarsi e continuare a farlo. Quali sono i tuoi obiettivi, insomma, sia per le prossime gare imminenti sia per il futuro con la BMX? Per le prossime gare imminenti, come l'europeo, è di vincerlo, e poi, visto che andrò a fare anche il mondiale, cercheremo sempre di fare il meglio possibile. E poi per il futuro, come le Olimpiadi, potrò farle però solo nel 2024, perché bisogna avere una certa età e io purtroppo sono ancora piccolo. Qual è il segreto per appassionarsi alla BMX e per riuscire a diventare competitivi? Per appassionarsi bisogna avere la voglia di prendere la bici e dire ai genitori o a te stesso: andiamo a fare allenamento giù in pista a Garlate o dove si è, dove è più vicino. E per avere competitività bisogna allenarsi, fare le gare, vedere il livello degli avversari e poi iniziare a ampliare il raggio d'azione delle tue gare. All'inizio inizi a fare dei provinciali, dopo fai degli italiani e dopo fai come me, come gli europei o anche i mondiali.